Prima di tutto, attivare il riparto di finanziamenti dei 4 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza nei 7 comuni pesaresi inseriti nel piano d'emergenza. Dopodiché, valutare risposte alle esigenze dei 160 comuni non ancora inclusi nel cratere alluvionale dello scorso maggio. E questo è il doppio filone d'azione su cui si instrada l'azione di governo dopo i danni d'alluvione dello scorso maggio. Lo ha annunciato ieri il generale Francesco Paolo Figliuolo in visita ad Ancona dopo aver fatto tappa in Romagna. La prima linea d'azione, ha detto il commissario alla ricostruzione, riguarderà dunque i lavori di somma urgenza nei 7 comuni fin qui indicati, ovvero Pesaro, Urbino, Fano, Monte Labate, Gabicemare, Sasso Corvaro e Monte Grimano Terme. Sostanzialmente sono affluite adesso le prime risorse per far fronte agli interventi di somma urgenza e così come ho detto questa mattina a Forlì, sostanzialmente la struttura ha come obiettivo principale in questo momento, anche su indicazione del Presidente onorevole Giorgia Meloni, di affrontare da subito quelle che sono, quella che è la messa in sicurezza del territorio, della viabilità. E quindi continueremo con le attività in somma urgenza che verranno interamente coperte e i comuni saranno ristorati, quindi poi ovviamente il Presidente provvederà a informare il Presidente della provincia di Pesaro Urbino e i comuni interessati sul continuare ad andare avanti con le opere di somma urgenza e abbiamo già inviato dalla struttura delle indicazioni, anche dei format procedurali per inserire quelli che sono quello che è il quadro esigenziale per ciò che riguarda gli interventi di messa in sicurezza che vengono reputati urgenti. Questa mattina c'è stata effettuata la distribuzione all'interno dei comuni colpiti dal sisma dei fondi che ci sono stati assegnati con l'ordinanza dello stato di emergenza. Ora dovremo andare, il piano dovrà essere approvato dalla Protezione Civile Nazionale e dopodiché il piano che ci ha chiesto la Protezione Civile Nazionale sarà distribuito ai comuni, assegnati, i fondi saranno realmente, materialmente assegnati ai comuni. È questa procedura che è in essere, è questa diciamo la notizia del giorno, ma oggi con la visita del generale Figliuolo abbiamo preso in uno stato d'avanzamento la gestione di questo stato d'emergenza per i 7 comuni che sono stati inseriti fin da subito e noi abbiamo però una richiesta di 160 comuni che deve essere comunque evasa dalla Protezione Civile Nazionale e dalla Protezione Civile Regionale che stanno interloquendo. È chiaro che a questa richiesta bisogna dare una risposta definitiva. Ieri due delegazioni dei comuni, sia i comuni diciamo più della parte alta della nostra regione, nella provincia di Pesaro Urbino, che nella parte centrale, soprattutto il Fermano, sono stati ricevuti dall'assessore Aguzzi per fare un punto della situazione, perché le criticità, soprattutto sulla viabilità e l'assetto idrogeologico, sono tante e vogliono avere una risposta su come devono affrontare queste criticità. Su questo stiamo lavorando. La settimana scorsa è venuto il ministro Musumeci, ci sono interlocuzioni con la Protezione Civile Nazionale. È chiaro che il numero di comuni che hanno fatto queste richieste, cioè 160, è un numero molto importante che presuppone un lavoro di screening molto elevato. Ora, credo che nelle prossime settimane riusciremo, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, riusciremo a dare una risposta definitiva a tutti e nel frattempo continuerà il lavoro con i 7 comuni già inseriti all'ordinanza, come annunciato dal generale Figliuolo, che tornerà a interloquire a brevissimo la nostra struttura tecnica e ha annunciato anche una visita nelle zone colpite, che sono già inserite nell'ordinanza.